sdraiandoti a pancia in su, con le ginocchia piegate e le braccia lungo il corpo, comincia a respirare profondamente. Senti l'aria che entra dalle narici. Riempi i tuoi polmoni, nutre il tuo corpo ed espira dalla bocca, immaginando che se ne vadano le tossine, l'ansia e lo stress. Inspira, sentendo che la tua colonna vertebrale cresce, porta le braccia oltre la testa e connettendo il centro del corpo, vai in upper contraction, riportando le braccia lungo il corpo. Inspirando, srotolati, apri il torace verso il soffitto e riporta le braccia oltre la testa per poi ricominciare ad arrotondarti, guardando oltre le tue cosce. Inspirando, riporta le braccia all'altezza delle spalle e di nuovo oltre la testa. Espirando, sali. Sguardo oltre le tue cosce. E poi srotolati dolcemente. Senti come il tuo ombelico spinge verso la colonna vertebrale ogni volta che ti sollevi. I tuoi piedi sono ben piantati a terra e le ginocchia stabili. Non cadono verso l'esterno o verso l'interno. Ed ora solleva una gamba a tavolino e poi l'altra. Mantieni la posizione tirando le punte dei piedi. Continua a sentire gli addominali leggermente risucchiati. Senti la tua cassa toracica che si espande, soprattutto nella schiena, ad ogni inspirazione. E quando espiri rilassa lo stomaco, rilassa il diaframma e visualizza i tuoi polmoni che si svuotano completamente. Questo ti aiuterà a lasciare andare ogni tensione, soprattutto nel collo. Poi inizi a stendere lontano una gamba in single leg stretch ed inspirando ritorni, per fare poi la stessa cosa dall'altro lato. Distendi una gamba lontanissimo e ritorni. Butta fuori l'aria. Immagina di voler raggiungere un punto lontano con il tuo piede e ritorna più precisa che puoi a tavolino per fare cambio. La calma è la tua migliore alleata per compiere ogni singolo movimento con precisione e controllo, mantenendo il centro attivo e il ritmo del respiro. Distendi le gambe a squadra e ripiegali nuovamente a tavolino. Inspirando, stendi il più possibile le gambe verso il cielo, cercando di creare spazio dietro alle tue ginocchia. Non importa se all'inizio la tua scioltezza non è tale da consentirti la massima estensione, fai del tuo meglio per creare questo spazio dietro alle ginocchia e per riportare poi le ginocchia a 90 gradi. Ed ora double leg stretch, stendi le gambe in diagonale mentre le braccia vanno in direzione opposta. E quando inspiri, ruoti le braccia e le riporti lungo il corpo. Espirando, distendi, ruota le braccia verso l'esterno ed inspirando, ritorni. Espira, distendi. Inspira per tornare. Espira. Inspira. E porta le ginocchia al petto per una piccola pausa, riappoggiando i piedi a terra. Ed ora comincia a shoulder bridge, staccando una vertebra dopo l'altra per salire. Ed inspirando riappoggia dolcemente una vertebra alla volta. Espirando arrotonda il bacino, risucchiando perineo ed ombelico, sali verso il cielo. E srotolati con estrema dolcezza per ritornare sdraiata a terra. Attiva i tuoi glutei. Ed inspirando sdraiati completamente a terra, per risalire con un roll up con i piedi a martello che restano ben ancorati al materassino. Allungati lontano per andare a cercare un punto oltre i piedi e torna con controllo nuovamente sdraiata a terra. Espirando, rilassa le tue spalle, cerca di non chiuderti nel torace e allungati più in là che puoi per sdraiarti nuovamente sul tuo materassino. Di nuovo, espira, sali e allungati lontano e afferra i tuoi piedi o le tue caviglie
ritornando poi seduta più dritta che puoi. Vai ad appoggiare entrambe le mani sul materassino e sali in plank. Appoggia le ginocchia a terra, punta i piedi e stabilizzando tutto il busto, stacca di pochissimi centimetri le ginocchia da terra. Ed inspirando, riappoggiare. Espirando, il centro si connette, la schiena resta ben dritta e parallela al pavimento quando le ginocchia sono leggermente staccate. Spingi con le braccia nel materassino e prova a sentire la distanza del tuo corpo dal pavimento. Puoi continuare ora mantenendo le ginocchia staccate da terra, fare un passo dopo l'altro indietro per andare in plank e ritornare poi in quadrupedia, sempre a ginocchia staccate. Espirando vai in plank ed inspirando ritorni. Espirando vai in plank ed inspirando ritorni. E rilassa poi il tuo corpo, le tue ginocchia con qualche movimento di cat cow, gatto mucca. Come sempre il movimento ha origine nell'osso sacro. La colonna vertebrale è morbida, immaginala flessuosa, senza interferenze nei movimenti. E ritornando con la schiena piatta, punta i piedi, stacca nuovamente le tue ginocchia e con un salto va in plank per tornare poi in quadrupedia sempre a ginocchia staccate, quindi l'evoluzione del movimento fatto precedentemente. L'importante è ricordarti di mantenere il bacino ben leggero. Ed ora cane a testa in giù per rilassarti. Stiracchia la schiena, allungala e poi solleva i talloni e fai partire un'onda dal basso del tuo corpo fino ad arrivare in plank in una posizione forte e stabile. Lo sguardo cerca di nuovo l'ombelico, arrotondando la schiena e torni di nuovo con il cane a testa in giù, schiacciando forte i talloni nel materassino. Sali di nuovo con le punte dei piedi, arrotonda la schiena e portati in plank. Allunga il corpo in direzione opposta e poi sguarda l'ombelico, l'osso sacro cerca il soffitto e spingiti forte nel materassino anche con le mani. Ancora, mezze punte, arrotondando la schiena. Vai a posizionarti in plank, attenzione a non avere il bacino pesante. Sguardo all'ombelico, talloni che cercano il pavimento, apri il tuo torace e goditi questo movimento, fino a prenderti un momento di pausa nella posizione del bambino. Aprendo i palmi verso il cielo per rilassarti ancora di più. Ascolta nuovamente il tuo respiro e ritorna. Sdraiata lateralmente, appoggiata sul tuo avambraccio, il gomito è allineato sotto la tua spalla, la mano è ben aperta e il polso appoggiato a terra. Le ginocchia sono piegate all'altezza del bacino e il tuo bacino deve sollevare, il tuo busto deve sollevarsi portando il braccio oltre la testa ed inspirando ritorni senza rilassare il busto, mantenendolo invece attivo e connesso. Espirando. Allunga il lato del corpo, stiracchiati ed inspirando ritorni in centro. Allunga il lato del corpo e usa i tuoi addominali obliqui per condurre e guidare il movimento. Resta poi sollevata col busto. Continuare a muovere su e giù il braccio. Ed ora distendi le gambe incrociando la gamba che sta sotto dietro a quella che sta sopra per intensificare questo esercizio. Il bacino quindi è sollevato, siamo in plank laterale, le gambe sono distese, le cosce incollate tra di loro. Il respiro è fluido per aiutarti a mantenere il controllo. Piegando il ginocchio che sta sotto, rilassi la posizione e ti giri in direzione del materassino. Con gli avambracci a terra, sali in mezzo plank.
Il busto è parallelo al pavimento, le ginocchia a terra. Punta i piedi e stacca anche le ginocchia per metterti direttamente in planca. Attenzione a non avere il bacino pesante e testa pesante. Piuttosto, se senti fatica, mantieniti in mezzo plank con le ginocchia appoggiate a terra. Ma devi sentire il tuo corpo leggero. Anche qui attenzione a non avere i polsi contratti, ma ben spalmati sul materassino. Ed ora andiamo a sdraiarci sull'altro lato del corpo, quindi ginocchia piegate, avambraccio ben disteso, attiva il centro e comincia ad allungare un lato del corpo e a ritornare con la schiena ben dritta. Fuori l'aria, stiracchiati e ritorna. Ad ogni movimento senti le tue scapole basse che spingono verso i glutei in modo da non contrarre il tratto cervicale. Torna inspirando. Solleva il bacino e muovi su e giù il braccio. Inspirando lo porti oltre la testa e espirando lo abbassi. Inspirando lo porti oltre la testa e espirando lo abbassi. Ancora, fuori l'aria, allungati e ritorna. Allungati e torna. E distendi le gambe incastrando quella dietro. Allunga e torna. Allunga e torna. Mezzo plank per rafforzare il core. Rilassa la posizione. Allungati. Allunga le gambe e sdraiati a terra e per qualche istante abbraccia le tue ginocchia. Apri poi le braccia all'altezza delle spalle, fai qualche twist. Le ginocchia cadono da un lato e lo sguardo va in direzione opposta. Ancora e cambia direzione. Le scapole sono ben appoggiate al pavimento e le braccia si allargano. Con una dondolata risali. E abbiamo concluso questa lezione, quindi inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo. Grazie per essere stata con me. Al prossimo video. Ciao! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Qui trovi altri due video che possono essere interessanti per te.